Viktor Ladvichenko è uno dei grandi maestri della pittura monumentale di epoca sovietica. Nasce a Leningrado nel 1930 e si diploma presso l'Accademia delle Arti e delle Industrie della medesima città. All'epoca questo tipo di indirizzo era molto ambito perché implicava la possibilità di partecipare a grandi commesse pubbliche e quindi di esprimersi su grandissimi formati e di raggiungere tramite la propria pittura un ampio pubblico. La grande peculiarità e particolarità di Viktor Ladvichenko è nel suo essere uno strabiliante narratore. Lui, anche quando racconta e dipinge temi di storia, non rinuncia mai a soffermarsi all'interno di queste grandi tele su dei piccoli particolari della vita quotidiana e dunque di raccontare anche un episodio minore, intimo, che però ci descrive quella che era la vita nell'URSS. Tra le opere in mostra si distinguono due temi diversi sostanzialmente. Da una parte abbiamo opere che raffigurano i grandi temi e momenti storici. Dall'altra invece abbiamo delle opere che hanno come soggetto la vita quotidiana. Quando dipinge e racconta episodi di vita quotidiana come il lavoro in fabbrica, come il lavoro nei campi, attribuisce all'individuo uno status eroico. Questo perché? Perché ogni singolo personaggio, ogni singolo individuo contribuisce con il proprio lavoro alla costruzione di quella che è la nuova società socialista. L'utilizzo del supporto del trittico, che era tipico delle pale del 300 e del 400 italiano, insieme anche al strabiliante e preciso utilizzo della prospettiva da parte di Ladvichenko, ci fanno capire che anche se l'Unione Sovietica era una realtà in sé chiusa e staccata da quella che era il mondo occidentale, i loro pittori all'interno dell'Accademia non hanno mai smesso di studiare e di formarsi su quelli che erano i grandi capolavori del passato, europeo e italiano.